Ma no, l'unica novità è che le cose che leggo, diciamo, dei tuoi, delle cose diciamo importanti, dei messaggi che ho messo in testa al programma, oltre che a metà, quindi ho raddoppiato, però non ho mai un progetto per questo programma, perché è un programma che si differenzia da tutti gli altri, nel senso che non è, è un programma che si fa facendolo, nel senso noi utilizziamo tutto ciò, cioè io in particolare utilizzo tutto ciò che mi accade, per cui da una telefonata può nascere poi una cosa che io porto avanti per dei giorni, delle cose. Scelgo semplicemente la musica, che sarà molto più contemporanea di quella che ho sempre usato negli anni passati, che ho sempre usato dei super classici, però poi le cose nascono giorno dopo giorno, insomma. E qual è stata invece la grossa che fa per grande, grosso, no, non credo per adesso di... No, fortunatamente non c'è una grande differenza da quando il microfono è acceso e quando è spento, nel senso che io parlo in onda come parlo nella vita, quindi non mi è mai capitato di dire una cosa che poi mi sono pentito, perché comunque l'avrei detto lo stesso. Ho avuto dei problemi a volte a dirlo, dopo che ho detto delle cose politicamente, però niente, ripeto. Invece è una diversa, una poesia che ti ricorda proprio il fatto di stare in Italia. No, ci sono dei poeti che noi abbiamo, che ho letto per mesi nel programma di radio, quindi sono un po' legati al programma, che possono essere Pietro Sardinas piuttosto che la Gin Mosca, piuttosto che Jodorowsky, per esempio. Ma quello che ti fa, ci sono diverse, una poesia che ti danno quell'emozione. Sì. Beh, c'è un passaggio di una poesia che dice: mio cuore modello giocondo che vive durante nel pianto, mio cuore bambino che è tanto felice di esistere al mondo. Quindi questo mi ricorda un po' quella cosa, quindi io vado lì con una sorta di cuore bambino. Grazie a voi, portale radio. RadioSpeaker.it. Ciao, RadioSpeaker.it da Fabio Volo. Ciao. Grazie.